Ma prima di tutto vi consiglio di ascoltare cose che non avete mai ascoltato, di aprire la mente e provare a capire perché c'è qualcuno che fa quella musica, che ama quella musica, e scoprirete veramente che c'è un universo di nuove musiche da scoprire, dalla musica latinoamericana alla musica classica contemporanea, che è dove probabilmente accadono più cose nuove, dove si può trovare veramente degli stimoli sonori che all'inizio possono sembrare un sapore un po' inusitato, ma poi aprono veramente orizzonti estremamente più vasti. Oppure, per esempio, Domenico Scarlatti, per trovare la calma. Nelle sonate di Scarlatti c'è una precisione newtoniana, un equilibrio che veramente rimette tutto in ordine, come una bella immagine geometrica, come un bel panorama. E in quanto alle cose da leggere, i miei suggerimenti non sono tanto di narrativa quanto di saggistica. Vi consiglio per esempio un libro che non so come si intitoli in italiano, ma è comunque la mappa della storia dell'uomo, della storia genetica dell'uomo. È di Steve Olson ed è un libro che mi ha veramente commosso, mi ha toccato profondamente, perché è la storia di tutti noi e dimostra come veramente noi siamo tutti fratelli, siamo una razza estremamente giovane che ha percorso tanta strada e che dovrebbe veramente capire che invece di rimarcare le infinitesimali differenze che ci dividono, potremmo accorgerci invece delle immense cose che ci uniscono e che condividiamo, tra cui l'amore per la musica. Ma in generale vi consiglio la saggistica di divulgazione scientifica, i libri sulla mente, i libri di Oliver Sacks, per esempio, no? che aprono, che ci spiegano come funziona il nostro cervello. Stiamo vivendo un'epoca straordinaria di scoperte in cui i concetti stessi di ciò che pensavamo fosse reale 30 anni fa sono stati ampliati, se non addirittura rovesciati. Cercare almeno di intuire di che cosa parla la fisica quantistica, per esempio, è interessantissimo, la teoria delle stringhe. Io credo che la scienza sia veramente ciò che sta segnando la nostra epoca, e se poi uno vuole la bellezza, il lato estetico, ci sono le immagini di Hubble, di questo straordinario telescopio che abbiamo messo in orbita attorno alla Terra e che ci sta facendo vedere più dettagli dell'universo di quanti immaginavamo fosse possibile. Poi vi consiglio libri di grafica, di architettura. Vi consiglio di esplorare ciò che gli uomini stanno scoprendo, costruendo, i nuovi materiali, le nuove idee. Viviamo un'epoca veramente di grandi meraviglie e spesso roviniamo tutto rimanendo legati a vecchie stanche abitudini, a vecchi stanchi concetti che forse non hanno più senso, come la razza, come la guerra, come la violenza, retaggi animali che dovremmo veramente superare e che potremmo superare rendendoci conto che
siamo un animale straordinario che tanto può fare.